I granuli di polline, quando arrivano sullo stigma, sono come tante navicelle su cui sta una salamandra. Cosa succede? Il polline arriva sullo stigma e come arriva sullo stigma, questo calore irradia verso l'ovario, l'interno dell'ovario, verso l'ovulo. Addirittura abbiamo in tantissime piante che l'ovulo si diventa pianta, diventa seme, quindi, senza neanche che ci sia una fecondazione. È un caso meno noto, se andiamo a studiare botanica, quello in cui avviene un incontro tra un nucleo maschile e un nucleo femminile. È il polline che porta il calore, questo calore porta alla maturazione del frutto e del seme. Quindi cambiano, no, un po' le cose. E sono necessari questi enti, perché se no come faccio a comunicare certe cose? Non posso comunicarle. Come ho bisogno del punto, della retta, del piano e dello spazio in geometria, così ho bisogno del calore, della luce, dell'ordine e del significato di quel determinato ordine. La forma qua avviene su una superficie, che è la superficie esterna, no? Del solido. E dentro c'è il significato che sta conformando il corpo in una determinata forma. Forma e significato. Informazione della forma, informazione è quantificabile, si misura in bit, ma significato che non è quantificabile. Abbiamo quindi un ordine che porta una forma, però dall'interno c'è qualcosa che plasma la forma finché acquisti un significato. Ecco allora quello che mi diceva il professore di botanica. Ricordatevi che ogni forma ha un significato e questo non deve avvenire. Ma non posso parlare della vita se non parlo di questi legami tra enti geometrici e, diciamo, e caratteristiche legate allo sviluppo della vita. Non si può. Per cui non sto parlando di fiabe quando parlo di gnomi, ma sto intendendo un insieme di esseri spirituali che stanno dentro ad un solido e che danno significato a questo solido. I gnomi hanno la capacità di intuire. Intuiscono subito che forma deve avere il solido. Le ondine sognano, si ispirano. Sull'intuizione dei gnomi, le ondine costruiscono la forma verso l'esterno, sui piani, sul piano esterno della pianta. Come stanno formando queste ondine, la forma nella parte esterna o che la luce comincia a plasmare, ad asciugare la pianta. O qualcosa da fuori che agisce, qualcosa da dentro. E nasce la forma della pianta. E poi c'è il calore che la perpetua, generazione dopo generazione. È diverso da quello che si trova nei testi di botanica, però sono queste le fasi importanti, no? Devo guardare la forma, devo comprendere la forma, perché dietro la forma c'è il significato, se no non riesco a capire. O faccio agricoltura tradizionale e allora butto un sacco di fertilizzanti che poi vanno persi, quindi proprio in modo incosciente. Faccio agricoltura biologica in cui comincio a diventare cosciente del fatto che tutta la vita si sviluppa in cicli, però mi fermo là. Ancora non comprendo il significato dei diversi sintomi. Qua invece si cerca di penetrare nei diversi sintomi. Non so, professore,
Qualche domanda? Quando avevo chiesto, grazie Michele, quando avevo chiesto a Michele di partecipare a questa serie di incontri, mi aveva subito precisato, va bene, io parlerò della visione. Però siccome ci sono tanti non biodinamici qui, il tempo è quello che è, vuoi spendere due parole per dirci qualcosa su Rudolf Steiner, solo perché, come dire, è l'interprete di questa cosa di cui ti ho Sì, parlato, quindi ma posso se... sempre, per quanto riguarda il corso di biodinamica che ha fatto, si possono dire alcune cose. Si possono dire alcune cose base sul corso che ha tenuto di biodinamica. Ricordiamoci che tutto parte con la percezione diretta, quindi la percezione della forma e a dare il significato alla forma. Già possiamo immaginare una croce, qui c'è l'ovest, qui c'è l'est, qua c'è il nord, qua c'è il sud. Io mi sposto da sud verso nord, proprio fisicamente cosa provo? Che da regioni più calde vado verso regioni più fredde. Quindi dal caldo vado al freddo, no? Credo che siete tutti d'accordo, questa è una sensazione che tutti possiamo provare, no? Oriente-Occidente. Se io vado sull'Oceano Atlantico, trovo un clima di tipo oceanico. Clima oceanico significa con tante precipitazioni e poi con temperature più o meno costanti, quindi c'è molto influsso dell'acqua, c'è umido. Man mano che vado verso la steppa, diminuiscono le precipitazioni, il clima diventa più continentale, c'è meno acqua che smorza le temperature per la sua elevata capacità termica. E qua ho secco. Queste sono delle cose che possiamo provare. Allora qui ho quattro quadranti. Freddo, umido, freddo, secco, caldo, umido, caldo, secco. Adesso, cosa succede in questi quattro quadranti? In questi quattro quadranti si sviluppano i cosiddetti quattro elementi. Qui ho freddo umido. Se il clima è freddo umido, comincio ad alitare, cosa vedo? Vedo che il mio alito condensa, no? Se il clima è freddo e umido. Quindi la condensazione. La condensazione in acqua, questo è il simbolo dell'acqua. Ecco che questo particolare ambiente è caratterizzato dall'acqua, dal predominio dell'acqua. Caldo umido. Nel caldo umido invece cosa succede? Può aumentare tanto l'umidità se è caldo, però aumenta la temperatura e diciamo si forma ulteriore vapore, ma vapore come gas, come aeriforme. Non ho una condensazione e qua si segna allora il simbolo dell'aria. Caldo umido è l'aria dei quattro elementi. Poi il caldo secco. Il caldo secco è quello tipico del fuoco, no? Quindi qua metto il simbolo del fuoco. Il freddo secco è la terra, è il simbolo della terra. Ecco, allora già che comincio a collocare i quattro elementi, che hanno anche anche in questo caso hanno un ben determinato significato in questi quadranti, non è qualcosa di costruito a vanvera, no?
è qualcosa che ha un significato. Adesso, che azione viene ad avere l'aria? L'aria trasforma. Più aumenta il caldo e l'umido, più ho l'aumento di fenomeni di trasformazione da parte della vita. Mentre nel freddo secco, nella terra, ho la quiescenza e qui ho il mantenimento. E cominciano a venire fuori dei significati, no? Di questi elementi. Qui ho il fuoco da una parte e l'acqua dell'altra. Che differenza? Cosa mi risulta di diverso tra l'acqua e il fuoco? L'acqua scioglie, no? Non il fuoco, ma il calore, perché ricordiamoci che questo che ho chiamato fuoco in realtà è calore, non è fuoco distruttivo, ma è calore costruttivo. Coagula. Nascono le forme, si dissolvono le forme, avvengono le trasformazioni e qua vengono mantenute particolari situazioni. Ecco qua una base adesso per cominciare a ragionare su cosa succede in, per esempio, con la crescita di una pianta. Voi sapete, ci sono delle piante da cumulo che si mettono in agricoltura biodinamica che hanno un particolare significato. Per esempio, a questo freddo umido che scioglie, è legata l'acqua. L'acqua ha un processo di risalita nella pianta, la linfa grezza va verso l'alto e questo processo di risalita comincia a spingere con la pressione di turgore verso l'esterno e comincia a nascere la forma della pianta. Questo potere di formare la pianta con questo flusso d'acqua che sale è particolarmente espresso nella pianta achillea. Se io guardo l'Achillea millefolium, vedo che a un certo punto le foglie sono ridotte quasi alle nervature. Però potrei disegnare un perimetro della foglia, perché c'è la forma lanceolata, però si formano solo le nervature. È l'acqua che spinge, è l'acqua che spinge questa azione dell'acqua di spingere verso l'esterno. Nella crescita l'acqua ha questa funzione, scioglie i colori e li porta fino nel fiore. E poi ha questo, diciamo, questo altro effetto che è quello di formare nel flusso liquido dall'interno verso l'esterno. L'Achillea è una pianta di preparati che ha questa particolare funzione. Si trova nel freddo umido, scioglie il colore. Prima. Nel quadrante umido, freddo. Qui invece collocherò un'altra pianta. Che pianta vado a collocare qui? Ma qui vado a collocare la camomilla. Cosa succede della camomilla? La camomilla trasforma. A un certo punto, a livello dei fiori, che fuoriesce il profumo, e il profumo viene diffuso verso l'esterno. Questo che posso osservare nella camomilla. Poi posso fare tante osservazioni, per esempio guardo il ricettacolo, vedo che ho dei fiori, diciamo,
diciamo tubulosi gialli, qui ho i fiori raggiati bianchi che vanno verso il basso, ho una particolare disposizione. Se vado a tagliare con una lametta qua il ricettacolo, cosa vedo? Vedo una goccia di aria, l'aria, no? C'è una goccia di aria che viene lasciata all'interno del ricettacolo e il profumo viene messo verso l'esterno. Questa è la trasformazione. C'è un processo quasi di disincarnazione della pianta. Qui invece, col calore, qui c'è il tarassaco. Che agisce nel calore. Proviamo a pensare cosa fa questo tarassaco, ma ha un solo capolino. C'è un fusto che è tutto sotterraneo, c'è una gemma apicale, ci sono le foglie e qua viene messo un capolino. Che funzione può avere questo preparato del Taraxacum quando lo metto sul cumulo, lo metto dentro nel cumulo? Allora questo favorisce la crescita nel flusso dell'acqua dall'interno verso l'esterno. Questo trasforma nel senso che metabolizza e lascia uscire il profumo. Questo invece ha l'azione opposta dell'achillea. L'achillea spinge dall'interno verso l'esterno. Il tarassaco invece, agendo dall'esterno, plasma e asciuga. Vengono a tenersi delle forme ben definite. Plasma e asciuga. Nel freddo secco c'è la corteccia di quercia. Sono tutti preparati che vengono usati, ma per farvi vedere che ha un senso queste cose. Si parte da una percezione, la percezione della variazione caldo-freddo, umido-secco, e poi si vede come si mettono assieme queste cose. Qui la corteccia di quercia. La corteccia di quercia, questo me lo diceva anche il Bokemühl, che è un ormai avrà un 90 anni, è ancora vivo però, e mi diceva, guarda che la quercia, la corteccia di quercia, mantiene nell'interno la vita nella pianta, mantiene la vita, mantenimento, trasformazione, l'essenza che va in profumo. E questo invece mantiene nella corteccia di quercia la capacità rigenerativa. E così riusciamo a comprendere, no? L'uso di questi quattro preparati d'accumulo, perché promuovono, messi in dose omeopatica questo all'interno del cumulo, promuovono determinate gestualità, che sono quelle che vi ho detto, asciuga dall'esterno, spinge l'acqua dall'interno, trasforma e fa lontanare gli oli eterici, questo invece mantiene la vita nell'interno. In mezzo al cumulo metto l'ortica. Ortica. Cosa fa? Provate a pensare la forma che ha l'ortica, no? Alle foglie che sono decussate, vuol dire una sopra l'altra, ruotate di 90 gradi, però opposte, no? Così, e così va avanti. È una forma molto ordinata. L'ortica ha proprio questa caratteristica di portare quella che è la realtà cosmica che dà la disposizione delle foglie alla fin fine delle diverse piante, ecco,
questa realtà cosmica è portata nella gravità terrestre. Quindi fa ordine, e siccome fa ordine tra tutte le azioni, la metto al centro del cumulo. Ma anche questo ha un significato. Non si fa mai niente a caso, o qualcosa che viene fuori perché, non so, si ha un determinato pensiero. Si parte sempre dalla realtà, caldo, freddo, umido, secco, e poi si elabora avanti. No? E alla fine spruzzo su tutto il cumulo la valeriana. Che funziona la valeriana? Questa valeriana che viene spruzzata è data da fiori spremuti a freddo. Non vi dico per ottenere un pochino quanti che lavorio fare questa spremitura a freddo della valeriana, però viene fuori un liquido che ha un fortissimo profumo di valeriana. Ed è lo stesso profumo che sentirò poi nelle radici, quando sarà passata la fioritura, saranno venuti fuori i frutti della valeriana e tutto sarà sceso nelle radici. È qualcosa che nasce nei fiori e viene portato nelle radici. Mantiene nella terra il fuoco che forma. Quello che era nel fiore viene portato nella radice, e questo è lo spruzzo per chiudere. E così ho fatto una specie di essere vivente, perché se guardo tutte quante queste diverse azioni, trasformare, mantenimento, sciogliere, coagulare, sono cose che stanno in tutti gli esseri viventi, questi qua. E mantengo tutto all'interno, con la valeriana che mantiene il fuoco che forma nella terra, e al centro metto l'ortica che crea armonia tra tutta questa roba che ho messo dentro. Ma è spiegabile. Non è magia, è pensiero, è ragione, è idea, un'idea che viene fuori vedendo come opera la natura. Non è un qualcosa di fatto in modo intellettuale. No, qua c'è la ragione che ha lavorato dietro, no? Per far ste robe. E così do al cumulo le forze per trasformare tutto il terreno che si forma all'interno di quel cumulo, questo humus che si va formando, che è un humus che riceve impulsi per queste diverse azioni di crescita nelle piante. Qua per fare un esempio, non so. Sì. Voi volete? Attraverso questi cumuli hanno fertilizzato nell'area in Egitto, Sekhem, no? Sono riusciti a portare la vitalità nel deserto. Grande. Sì. Dove non viveva niente. Comunque mi sembra un grosso lavoro, quindi sempre intellettuale per arrivare al significato. Non so, quando io ho guardato adesso, tutto quello che io devo capire per arrivare al significato che diciamo che pizza. Non è intellettuale, no? Ma è, diciamo, sensibile. Sono partito da caldo e freddo. Noi pensavo in generale capire i significati nella filosofia di Steiner. Cioè, mi sembra che sia un... non so. Ma non è un lavoro intellettuale. Perché anche io ho capito molto bene, diciamo, la differenza perché e come. E dice come, ma sì, io come, infine per come devo anche arrivare al perché, cioè per come posso spiegare il come senza il perché. Questo è qualcosa che bisogna cercare di superare. Io uso sempre Yes, che mi perdoni, mi perdona, perché faccio sempre qualche battuta, ma
abbiamo fatto esperienze assieme, Jens è un po' lontano da, dalle cose che ci siamo detti oggi. E faccio un esempio. Ricordo che cominciava a essere già inquieto dalla seconda lezione del sax, facevamo sax, studiavamo sax insieme, perché lui voleva già essere al concerto. E in seconda lezione lui cominciava a essere un attimino nervoso. Altri. Comunque è un lato positivo questo. Sì, 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 certo. Perché vuol dire che c'è un grande entusiasmo dietro. C'era entusiasmo, c'era poca, poca pazienza. Va bene, allora, di nuovo grazie a Michele Codogno per questa splendida lezione. Io ricordo che settimana prossima non ci vediamo, finiamo questo ciclo invece venerdì 6 con il nostro agronomo Pasutto, che è stato spesso con noi, parlerà della vita nella terra, parlerà delle buone pratiche, parlerà di come avere un buon orto, cominciando dalla terra. E questo è venerdì 6, sabato 7 cominciamo nel nostro orto le lezioni, ma vi arriverà la mail relativamente alle lezioni. Se c'è qualcun altro presente in sala che vuole partecipare, mi lascia la mail adesso. Io chiudo augurandovi buona Pasqua. Grazie. Grazie. Tu mi hai già detto che prima i due cartelli